Tetatomic, ben arrivato. Tanto siamo in guerra con sta gente, quindi manca poco per poter vincere. Vediamo. Una volta che abbiamo conquistato Ancona, la possiamo rimettere in circolazione dandola a una persona che ha... Ok, tutti i nostri uomini sono tornati alle loro posizioni. Adesso però io devo andare a vedere un attimo nei vassalli. L'opinione peggiore chi è che ce l'ha? Perché, ecco, tipo, i familiari è meglio se... li trattiamo un po' meglio, eh. Cerchiamo di trovare un po' di riconciliazione. Poi tu torna a fare uno skin qua che mi servi. Tu devi fare research technological e tu fai un research cultural. Ok, abbiamo vinto Force Demand e abbiamo Ancona. E in più andiamo adesso a prendercela con l'altro titolo. Ducato di Ancona, io direi che lo possiamo anche fare. Poi vediamo nella corte. Nella corte adesso io voglio ricreare Ancona. Attenzione. Ma per ricreare Ancona come la intendo io, deve esserci uno del popolino. Un uomo dedito ai soldi, tipo lui. Oh, che bello sentire il consiglio che si incazza. L'avete sentito come si è incazzato il consiglio? Problemi vostri. Ah, è una cosa che mi interessa. Quale icona, Michele? Oh, Meduilla è ancora in città. Abbiamo il combattimento. Abbiamo perso il nostro Spy Master. Ne mettiamo un altro. No, 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 no. Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa ho fatto? Ho sbagliato. Abbiamo un bambino che necessita... Quella di Atomic è non mi ricordo più di quale... Ah! I will not be blackmailed. Mi dispiace. No, non è vero che mi dispiace. Attaccate. Sono rotto. Ho ancora altra gente che è entrata in guerra contro di me. Guardate che carini che sono. E sono morto. Attenzione, questa è una cosa molto interessante. Ma altresì molto pericoloso. Allora, va bene. Potete fare quello che ne avete voglia. Non rompetemi le balle. Io sono il nuovo re. Accetto tutto.
mia che pusillanime. Abbiamo un re che fa veramente schifo. Avete idea? Che casino, è stato un piano illuminante. Direi proprio di sì. Poi addirittura troppe contee. Adesso bisogna vedere un attimo cos'è che è County of Parma, County of Spoleto. Allora diciamo che a lui gli assegno anche Grandland Title, diamo County of Spoleto. Sono tutti incazzati. Ma che cosa volete da me? Questo è quando prima ci stavamo parlando, no? E dicevamo: dobbiamo sperare che il gioco non si incasini. Ecco, questo è quello che sta succedendo. Il gioco sta esplodendo. In questo momento è un paese controllato quasi interamente dal consiglio e non dal proprio re, e questo è un grosso problema. Questo è un casino micidiale, non è un che casino, è una situazione molto difficile dalla quale non so come ne potremo uscire per poter generare quello che poi è il nostro interesse ultimo. Ho preso a te, adesso facciamo Grandland Title, gli diamo Absolutium. Facciamo Cavalry. Cosa impossibile, ci sono due persone che nei giochi Paradox non possono stare lontane dai così. No, tendenzialmente dovresti... L'idea è proprio quella di... Che i casini sono quelli che ti rendono più forte all'interno del gioco. Comunque è quello che ti dà l'input per poter andare avanti. Se non hai quello è inutile. Ancora. No, non accetto questa cosa. Dovete smetterla di rompermi le scatole. Voi e il vostro elective monarchy. Ma chi siete voi? Mastro Geppetto? Buffer Blue Free, grazie per il follow. Benvenuto all'interno dello stream. Vedere, siamo un po' nei casini casinosi, ma così poi è proprio in una maniera molto molto bella.
abbiamo comandanti, dobbiamo cercarne degli altri. Minor titles, andiamo a prendere dei minor titles con gente un po' meglio, un po' più meglio assai, perché in questo momento siamo veramente nella merda fino al collo. Abbiamo bisogno di gente più capace nel dirigere le nostre forze armate. Vabbè, ma c'hai paura di tutto. Vabbè. Non fatemi incazzare. Ma mi hanno dichiarato guerra pure questi altri. Cosa cazzo? Claymon Italia. No, 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 no. Adesso sono costretto ad eleggere il mio successore. Io, nel mio territorio, non va bene questa cosa, non va bene, non va bene. Questo fa parte di tutto. Cosa si rigiudi così, poi ti eleggi da solo. E non posso, è la don delle dei cosi, lo sai anche tu. Un po' tanto nella merda. Non sono un po' nella merda, sono un po' tanto nella merda. Perché non c'è nessuno che mi può aiutare nell'uscire dai guai. Siamo dei re ridicoli. Ma ridicoli. Non abbiamo quella capacità di combattimento, non abbiamo nulla di utile. Siamo veramente messi male. Beh, andiamo a picchiare quelli di Aquitania, perché sono i nostri compagni. Cos'è questa? Na 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 la la la. E beh, d'altronde siamo in periodo natalizio, ragazzi, manca poco. La la la. In territori stranieri i nostri uomini combattono per mantenere la libertà del Regno d'Italia, che è un regno di merda, perché non abbiamo più il controllo di nulla. La 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 la. Vogliono pure levare il controllo del territorio, una cosa allucinante. Così qua è il ramo, quello dei figli, quelli mongoloidi, mongoli. Mongoloidi è brutto da dire. Che anche lui è messo male. La 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 la. Indulgent Waystro non va bene.
non abbiamo mai sfruttato bene le meccaniche del dei papi. Questa è una cosa che mi è sempre mancata in Crusader Kings, perché non ho mai avuto i periodi di pace sufficienti per poter gestire tipo essere, diventare papa, avere un papa, un papa, un antipapa, cose di questo tipo. Non ce l'ho mai fatta. Perché dobbiamo usurpare un titolo? Non ha senso. E con te posso dichiarare guerra? Siamo in una situazione abbastanza strana. Sì, ho provato la Kaiserreich ed è già dei livelli sopra rispetto alla media delle mod che ho visto, ma non mi aspettavo di meno. C'è ancora molto lavoro da fare, mancano tante cose, ma va bene così, come inizio. Non potevo pretendere altro. Ho fatto una prova così di un'oretta e mezza, a livello 5 di velocità, giusto per... Mancano una marea di eventi che aveva l'originale. Bisogna dare tempo al tempo. Sto dicendo come fare di upgrade, eh. Sì, sì, lo so che è appena uscita. Uscita 2 giorni fa, 3 giorni fa massimo. Cerchiamo di farci un po' ben volere da questa gente, perché siamo veramente messi male, ragazzi. Beh, ma d'altronde la Kaiserreich è un'ottima mod. Ha delle ottime decisioni da poter prendere. D'altronde abbiamo... Perché non posso fare guerra? Consiglio al potere su tutto. È un posto di merda. Non siamo molto bravi con il combattimento, però insomma ci stiamo provando il più possibile. Vediamo un attimo se riusciamo a ridurre The London. Ah, tu sei uno anche messo un po' male, vabbè. Ho proprio preso l'unico che non può aver figli. È l'eunuco, allora. Rompete le palle voi con queste cose che mi volete sempre dire che non va bene. Sì, sono un tiranno. E allora? Problemi? Qui ragazzi stiamo per morire ancora una volta.
Vabbè, sì, sì. Mettila a scaricare e provala. Vedrai che non ti deluderà. Overthrow King Lealdo d'Italia. E io non posso far niente, questo è il problema. Vediamo se... Ah, mi hanno rifiutato l'accesso alla... Sì, dai, diamogli una mano, non è un problema. Mi hanno completamente rifiutato l'accesso al Consiglio dell'Impero. Vabbè. Devo capire però perché non riesco più a War Declaration Council. Cavolo ha fatto questo qua? Il fatto è che con tramite l'elezione è veramente un casino, non riusciamo più non rischiamo di non avere più la possibilità di avere i nostri eredi. Quindi è molto più frammentato e problematico. Mamma mia, quanta gente che è morta nel frattempo. Che la gente è incazzata. Opinione del predecessore. Tiranno fino al 6 ottobre del 93. Sono veramente rancorosi. Ah, non c'è. Bene. Stiamo ottenendo sempre più favori. Il problema è che abbiamo... Crampi non ce l'abbiamo più, questo qui era la prima volta che l'avevo visto. Abbiamo guadagnato il tratto dell'onestà, il che ci serve, perché avere un basso livello di diplomazia peggiora le relazioni con gli altri, ovviamente. Il resto del mondo è messo come lo vedi adesso. E invece il mondo che non sappiamo e che non è stato gestito in Crusader Kings è quello standard del gioco. Ah, però Mongolo si è ampliato un bel po'. Sì, mi porto il gatto a casa, che bello. Dai, non posso dirgli di no, un gattino. Will travel to the feast. Vediamo un attimo se riusciamo a fare una guerra. Non possiamo perché non vogliono.
Siamo andati alla festa per più che altro per avere una visione d'insieme del re, dell'imperatore. Come la vaga idea che non riusciremo mai a staccarci. È tutto tempo perso. Lo faremo probabilmente più avanti. Per adesso è inutile. Ok, abbiamo trovato, bene, abbiamo il Court Physician e siamo a posto. Siamo nel 1366. Abbiamo ancora un po' di tempo prima di arrivare all'endgame. Ciao Edoardo, ben arrivato. No, perché lo dovrei dire, non avrebbe senso. A parte che con l'Italia io non so perché, io questo non l'ho fatto, Questo, questi qua, questi, non li ho fatti io. Non sono saltati fuori adesso e non so neanche perché. Io volevo solamente l'Italia. E invece... un altro tipo. Come sta andando qua poi la... Stanno incominciando a tirar fuori robe utili o no? Ciao Aika, come stai? Tutto bene? Facciamo un combattimento, come al solito. Ovviamente, ho voluto provare a fare un'altra cosa. Infatti non è stata una grande idea. Sarà interessante vedere Bisanzio come diventa, perché è ancora bella grossa, bella potente. E non siamo riusciti a diminuirla. Anzi, è un avversario molto, molto stoico. 52.000 e passa uomini può richiamare. Io a malapena posso arrivare a un 5-6.000. Come si tira avanti, Aika, dai, insomma. Ho tenuto un tratto dello stress, ma voglio cercare di cavarmela. Dei vassalli più 10%, questo mi serve. Siamo in una situazione un po' di attesa, ora come ora. Non ti posso conquistare, non ti posso eliminare. Devo per forza andare tramite... Guadagniamoci la pagnotta. Che vedevo lì? Ho tutti i counselors che sono uno più stronzo dell'altro nei miei confronti. Sud Italia è completamente in mano all'impero bizantino e non mi azzardo minimamente a combatterlo perché sono troppo forti. Continuiamo ad essere stressati, non riusciamo ad uscirne.
facciamo neanche di più.